Buonasera a tutti, sono Giacomo, sono uno dei partner di Intraventures. Noi ci occupiamo di Corporate Venture Capital e Innovation Advisory e da qualche mese ormai collaboriamo con i ragazzi di Brightside per appunto queste sessioni molto educational, super informative, molto tecniche, che ci piace un po' sviluppare, quindi questa è un po' l'idea. Allora, la sessione si svolgerà in questo modo. Ci sarà una prima parte in cui io e Andrea iniziamo un po' la discussione, quindi ci sarà un po' un avanti e indietro di domande e di risposte appunto sul tema legato appunto ai crypto analyst e come effettivamente, diciamo, pensano i crypto analyst oggi, e quindi ci saranno veramente degli spunti super interessanti. La seconda parte sarà dedicata alle domande, quindi se avete le domande da fare o scrivetele direttamente sui messaggi oppure aspettate pure magari verso la fine dell'intervento, così ci sarà perfettamente spazio per fare domande, curiosità, eccetera eccetera. Ok, Andrea, sei pronto? Sì. Favoloso. Allora, io direi che appunto puoi tranquillamente presentarti, parlare un po' del tuo background e poi un po' reiterare come Brightside vede tutto ciò che è la questione criptovalute e quindi come lo sta approcciando. Certo. Buonasera a tutti. Io sono Andrea Catino, ho 30 anni, sono in Brightside da 3 anni e mezzo circa. Prima di Brightside ho lavorato in BNP Paribas a Milano per 3 anni più o meno, diciamo seguo tutta la parte legata agli eventi societari sul mercato italiano, quindi le società quotate, così che mi sono un po' avvicinato al mondo della finanza. Dopodiché volevo cambiare ma rimanere sempre all'interno dell'ambito, quindi ho fatto un master in corporate finance alla SD Bocconi a Milano e terminato il master appunto ho iniziato in Brightside, precedentemente una laurea triennale in economia e lingue presso l'Università Cattolica. Mi sono aggiunto a Brightside appunto iniziando come stage nella parte di team che segue gli investimenti, appunto i mercati, investimenti liquidi, e da un anno e mezzo a questa parte appunto ci siamo avvicinati un po' a questo mondo degli asset digitali, guidati dal nostro founder e CIO Alex Pezzoli. A marzo dell'anno scorso, complice appunto la crisi, complice il fatto che ci siamo avvicinati a questa piattaforma che si chiama Real Vision, che è un po' la Netflix, diciamo, della finanza, e che si propone molto di, diciamo, democratizzare il concetto di educazione finanziaria. Il fondatore della appunto piattaforma ha esposto un po' la sua tesi sugli asset digitali, in particolare sul Bitcoin. E perché secondo lui, diciamo, anche nel contesto macro, quindi una risposta delle banche centrali molto marcata alla crisi Covid, poteva aver senso iniziare a guardare al Bitcoin anche in termini di costruzione di portafoglio. Quindi da quel momento ci siamo appunto anche noi approcciati, abbiamo iniziato a ricercare, a studiare, a cercare di capire i driver e soprattutto quello che c'è poi oltre a Bitcoin, perché c'è Bitcoin ma c'è anche un mondo, no? Al di là di Bitcoin, da Ethereum alla finanza decentralizzata, insomma tutti i temi che penso poi toccheremo. Quindi appunto abbiamo iniziato a guardare, a studiare e abbiamo trovato un mondo e dall'altra parte anche un buon interesse appunto in termini di voler capire meglio da parte della clientela, che quindi ci ha spinto ancora di più a provare a approfondire il tema. Magari dici due parole su Brightside e come appunto come accennavi si sta approcciando al mondo delle criptovalute, perché comunque è secondo me una posizione molto interessante. Certo, sicuramente siamo partiti da Bitcoin per i motivi che esponevo prima, che è un'allocazione che noi inizialmente vedevamo come in termini di opzionalità, quindi dicevamo allocando una piccola porzione, una piccola quantità del portafoglio, il downside è limitato a quello che vado ad allocare, ma utilizzando un po' un paragone con la finanza, abbiamo una call option su quello che potrebbe diventare il sistema finanziario del futuro in generale, che comunque potrebbe passare da Bitcoin. Dall'altra parte
l'allocazione è anche una sorta di diciamo, posizione di sfiducia, no? Nell'attuale contesto. Abbiamo visto appunto l'attività delle banche centrali, abbiamo visto il valore della carta moneta che ogni anno viene svalutato, no? Perché le banche centrali continuano a stampare, e quindi aveva questa duplice funzione. Non siamo ovviamente entrati in termini immediatamente della tecnologia, ma l'abbiamo visto un po' in un'ottica più, diciamo, macroeconomica, quindi di contesto e di situazione attuale. Perfetto. Allora, dato che la sessione di oggi ha l'obiettivo un po' di darci sia dei tool che delle insight sul mondo cripto e come pensare alle cripto da un punto di vista appunto più approfondito e più tecnico, io partirei brevemente parlando di basic, quindi le cose basilari. Quindi chi inizia oggi, come secondo te dovrebbe, da dove dovrebbe partire? Certo, allora io condivido la mia esperienza, che appunto è partita veramente da zero, e ho cercato di costruirmi un po' partendo proprio dai basics, come dici. Quindi in modo molto schietto io ho iniziato, ho trovato una fonte utilissima nel dizionario, perché di fatto c'è un lessico, un gergo tecnico abbastanza esteso, e quindi ho detto partiamo veramente da quello che sono i, diciamo, i blocchi fondanti. C'è un tool sul sito di Binance, che è questo exchange molto famoso di asset digitali in italiano, che passa veramente in rassegna tutti i termini che servono per iniziare perlomeno a capire di che cosa, insomma, di che cosa si sta parlando, e per contestualizzare i vari segmenti e sottosegmenti del vastissimo mondo degli asset digitali, perché oggi ci sono più di 10.000 token, per cui veramente l'universo è molto esteso. Dall'altra parte, sempre tramite Real Vision, che ha una sezione dedicata al mondo degli asset digitali, ho iniziato a guardare qualche video, i video che ci sono. Il portale tra l'altro è gratuito, quindi è davvero una fonte utilissima. Ad oggi i video sono molto di approfondimento, però se uno va indietro con la data riesce a partire veramente da Bitcoin, diciamo, come trade macro, e a tutti un po' i fundamentals. Sicuramente questo è stato il mio approccio. Poi in generale, una volta che uno ha appunto un po' di affinità con il gergo, con i dati fondamentali, il mio consiglio, che è come ho proceduto io, è quello di ascoltare, di leggere il più possibile per cercare di capire. Magari all'inizio è molto difficile, perché non so dove sbattere la testa, però il consiglio che posso dare è quello di veramente ascoltare tutto quello che si può ascoltare o leggere in dosi. Dici un account Twitter da seguire e un podcast da seguire? Allora, se diciamo, io penso che, va bene, nel mondo degli asset digitali sicuramente il news flow sia importante, perché ogni giorno ci sono veramente notizie di ogni tipo. E secondo me, per partire, un must have in termini di account, l'account Twitter di CoinDesk, che è questo, diciamo, quotidiano online, che poi è anche un tool, in realtà è veramente up to date con tutto quello che succede, aggiornato. Poi da un punto di vista di podcast, allora sicuramente è difficile trovarne uno, perché il mondo degli asset digitali è davvero segmentato, e quindi, per dire, se parliamo di Web 3.0, c'è una risorsa sul sito di Andreessen Horowitz, che è questo fondo di venture capital gigante, che è davvero alimentato in maniera costante, e proprio come fonte educativa è veramente numero uno. Altrimenti potrei dirti il podcast di Nick Carter, che è molto più focalizzato invece su Bitcoin. Nick Carter, tra l'altro, è appunto un ragazzo molto giovane, penso abbia la mia età o qualche anno in meno. Spiega davvero, va molto a fondo sul tema del Bitcoin, su tutte le, diciamo, le direttrici. Quindi ecco, ti direi questi due, ma avrei una lista in più. Guarda, te ne aggiungo altri da uno che sta iniziando a leggersi un po' di cose che magari è utile per tutti. Quindi riprendo e concordo assolutamente la tua imbeccata su Andreessen Horowitz. È
hanno una pagina che si chiama Crypto Canon, quindi il canone delle cripto, dove ha un sacco di materiali, dai più basici ai più complessi, legati alle cripto. Quindi assolutamente quello può essere un punto di partenza. Una cosa simpatica che ho trovato anche è un canale YouTube che si chiama Whiteboard Crypto, dove con delle animazioni ti fanno vedere i concetti e ti fanno illustrare un po' gli aspetti fondamentali di tutto ciò che è crittografia, blockchain, valute, token, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi Whiteboard Crypto. Due podcast che secondo me sono interessanti. Uno si chiama Bankless, senza banca, quindi Bankless, quindi perfettamente... Esatto, DeFi nella maniera più assoluta, anche qua pieno di contenuti. L'altro è quello di Kevin Rose, che si chiama Modern Finance. Anche qua lui è un venture capitalist americano, di recente si è lanciato al 100% sulle cripto e sta avendo veramente un following interessante. Vabbè, come non menzionare anche Charles Dixon, che è ovviamente uno dei partner di Andreessen Horowitz, che a oggi secondo me è uno dei più tecnici legati alle cripto, è uno che forse, se non sbaglio, è partito veramente dagli albori, ha sempre seguito l'aspetto cripto di Andreessen Horowitz. Sì, su Chris Dixon secondo me è molto interessante il fatto che lui, una news che è uscita di recente, che qualcuno ha riproposto nel 2014, scrisse, penso su New York Times o comunque su un giornale di punta in America, un po' la sua tesi sul Bitcoin, perché secondo lui Bitcoin sarebbe arrivato a 100.000 dollari nel 2014, quindi lui poi ha un background tecnico, diciamo più informatico, da imprenditore molto molto forte, ed è, come dici tu, no, segue tutta la parte di asset digitali. Ok, andiamo dritti ai white paper, quindi andiamo dritti su roba più tecnica. Consiglieresti dei white paper un po' più tecnici se uno veramente vuole spendere tempo a guardarsi nel dettaglio cose che potrebbero poi essere utili, ovviamente? Sì, ma assolutamente. Sicuramente due white paper che sono da leggere, nel senso che sono davvero i blocchi fondanti, sono quello di Bitcoin e quello di Ethereum, che danno un po' la spiegazione da dove partono e dove vogliono arrivare questi due, no, sistemi monetari, possiamo chiamarli così. E poi in generale quello che penso io è che, esatto, white paper è molto tecnico, quindi secondo me prima bisogna avere bene un'idea dei segmenti. Nel momento in cui si vuole decidere di approfondire un progetto, magari nell'ambito gaming, piuttosto che uno nell'ambito delle applicazioni decentralizzate, allora ha assolutamente senso e rilevanza leggere il white paper, soprattutto perché poi spiega, diciamo, i meccanismi di creazione di valore di chi possiede il token, che è la parte un pochino più importante per poi, no, dalla nostra parte di investitore. Quindi oltre a questi due direi must, secondo me no, però è un passaggio importante quando si va a approfondire un progetto fondamentale. Fantastico. Allora, facciamo un giro di parole chiave al volo prima di passare poi ai tuoi segreti da crypto analyst. Quindi inizio io. Allora, dunque, io ti parlo da una prospettiva di chi ha iniziato un po' a guardare il mondo cripto, criptovalute, sia come asset digitale che come un'entità che in realtà non è ancora neanche ancora definibile, forse. Quindi diciamo che parole chiave che mi hanno aiutato molto sono e una insight che ho avuto il founding partner di Social Capital, chiamato Poliapatia. Lui considera tutto ciò che sono le cripto come mini economies, ovvero degli ecosistemi, delle communities in cui le cripto hanno una funzione molto specifica. Quindi un modo di pensare interessante è quello di dire: non è solo una valuta digitale, non è solo una security, ma è anche qualcosa in più o qualcosa in meno, lì dipende sempre come uno vuole intendere. Quindi pensare alle cripto in maniera più ampia. L'altro viene dal nostro amico Charles Dixon, il fatto di pensare appunto a tutto ciò che sono i token blockchain, su blockchain, come dei protocolli esecutivi. Quindi sono effettivamente a tutti gli effetti dei computer che fanno qualcosa, scritti col codice, scritti di crittografia. Quindi è interessante capire esattamente per ogni token qual è la loro funzione, come anche tu accennavi, quella specifica, perché è stato creato, un po' l'origin story, e capire come rientra nell'ecosistema.
Un'ultima parola chiave che secondo me è interessante andare a approfondire se uno si approccia e tu condividi, è il fatto di capire come funzionano i vari layer, quindi i diversi layer delle tecnologie, quindi dal consensus layer blockchain fino al Web3, che è un po' cosa si sta parlando ora. Ti passo la palla e ti chiedo tre parole chiave. Ok, la prima secondo me che è molto importante per capire perché l'ecosistema è così, diciamo, vasto in termini di progetti è quella legata al blockchain trilemma, quindi al trilemma che ogni blockchain deve provare in un certo senso un po' a risolvere e appunto come lo può fare. La seconda che è appunto un po' più di rilevanza forse in questi giorni o relativamente in quest'ultimo periodo è quella legata al play to earn, che è una dinamica molto importante che sta, diciamo, nascendo nell'intersezione tra gaming e asset digitali, quindi gaming e blockchain. E la terza direi sicuramente il concetto di metaverse, adesso che, diciamo, Facebook ha cambiato nome, è un po' sulla, diciamo, sulla bocca di tutti, però il metaverse ha davvero dei riflessi, delle sfumature non convenzionali che secondo me è davvero importante approfondire, soprattutto per gli impatti che potrà avere, no, nel futuro sui modelli di business delle società. Fantastico. Allora io mi lancerei appunto a capire diciamo, la metodologia che appunto hai messo un po' assieme con gli anni di esperienza, con le tue ricerche, per quanto riguarda l'analisi delle criptovalute in generale. Quindi se ci fai un po' un overview, un excursus di quali sono i tuoi step e perché sei arrivato a diciamo, questo tipo di procedura che ti sta aiutando te, Brightside, a effettivamente fare delle valutazioni tecniche puntuali su criptovalute che magari già esistono o magari quelle che stanno uscendo. Quindi a me interessa capire questo tipo di flusso. Certo, allora partiamo come dici tu, è molto difficile trovare proprio per la segmentazione dell'ecosistema un modello unico di valutazione. Diciamo che un modello unico di valutazione non c'è, proprio perché i segmenti e anche i sottosegmenti nel mondo degli asset digitali sono davvero numerosi, quindi a seconda che un progetto sia non so, nella verticale del gaming, nella verticale degli NFT, nella verticale dei layer one, che sono tutte quelle blockchain che oggi competono un po' per, diciamo, non sostituire, ma per rimpiazzare Ethereum come leader, piuttosto che tutto quello che è il mondo della finanza decentralizzata, le modalità di approccio, quindi le metriche e i valori o comunque i dati quantitativi da andare a paragonare sono diversi in ciascuno di questi casi. L'unica eccezione, secondo me, in questo mondo è un po' legata al Bitcoin, che ha invece dei modelli magari un pochino più determinati. Quindi sicuramente cito il modello Stock to Flow, che è un modello che è stato introdotto nel 2019 da un utente Twitter, di cui l'identità ad oggi rimane ancora sconosciuta, si sa solo che è olandese. Plan B, giusto? Si chiama Plan B. Esatto. Che è un modello secondo me molto interessante perché cerca di valutare ovviamente Bitcoin sulla base della sua scarsità, che è un po' l'elemento più importante. In parole povere, lo stock to flow mette in paragone, quindi è un ratio, è un rapporto che mette in paragone la quantità di Bitcoin in circolazione, quindi ad oggi presente, con il flow che è il numero di Bitcoin che vengono prodotti ogni anno, partendo sempre dall'assioma di base che la quantità di Bitcoin che verrà minata sempre ha un numero predefinito, che è appunto 21 milioni. Questo ratio, diciamo, questo rapporto di fatto viene anche utilizzato per le commodities naturali, cioè le commodities più normali, no? Penso ai metalli preziosi, ai metalli di base. E quelli che hanno un rapporto stock to flow più elevato, che sono nello specifico l'oro e l'argento, sono per l'appunto delle commodity scarse, no? Il valore stock to flow dell'oro è attorno a 50, quello dell'argento a 20. Cosa vuol dire? Che ci vogliono circa 50 e 20 anni
per produrre l'attuale, diciamo, oro argento che è in circolazione. La particolarità, del modello applicato al Bitcoin è legata un po' alla sua politica monetaria, quindi al fatto che ogni 4 anni, diciamo, la ricompensa che viene data ai miners che minano i nuovi blocchi viene dimezzata. Quindi col passare del tempo il numero di Bitcoin emessi è sempre minore. Si è partiti da 50 e ci sono stati tre halving, appunto, ogni 4 anni. Adesso siamo passati a 6,25 Bitcoin, diciamo, come ricompensa per ogni nuovo Bitcoin che viene aggiunto. E questo appunto ne determina un pochino la scarsità. È un modello statico, nel senso che è un modello che cerca di predire. Le variabili appunto non sono numerose, sono soltanto lo stock e il flow. Infatti, una delle critiche che spesso si fa a questo modello è legata al fatto che una delle due variabili fondamentali quando si pensa al prezzo di una commodity non viene presa in considerazione, che è la domanda, no? Se la domanda aumenta, come influenza, diciamo, le altre due variabili. Quindi questo è un po', se vogliamo dire, non solo i pro, perché tra il 2009 e il 2019 questo modello è riuscito a predire con un coefficiente quindi di determinazione molto molto elevato il prezzo del Bitcoin. Quindi l'evidenza empirica che il modello sembra funzionare c'è. Guardiamo anche quali sono i contro, o meglio le critiche che spesso vengono fatte, ad esempio il fatto che non si tiene in considerazione della domanda. Perfetto. Quindi E ad secondo me. oggi è applicato anche ad altre cripto o è puramente, diciamo, legato al Bitcoin? È puramente legato al Bitcoin. Infatti, se si prova a applicare, diciamo, lo stesso modello a delle fork del Bitcoin, quindi delle copie, tra virgolette, di Bitcoin, penso a Litecoin, che sono state ideate nel corso del tempo, il modello non funziona. Quindi di conseguenza è poco specifico per l'appunto al Bitcoin. Un altro modello che invece viene anche applicato per altre asset digitali, penso ad Ethereum, è legato a tutto quel mondo che sta nascendo circa l'analisi on-chain. Una delle caratteristiche principali degli asset digitali è appunto l'elevata trasparenza, proprio perché le transazioni avvengono sulla blockchain e quindi tramite l'analisi on-chain si va a diciamo, guardare, a monitorare il comportamento economico dei vari attori all'interno appunto dell'ecosistema, che partecipano all'ecosistema. E ovviamente questo per l'asset class più tradizionale è difficile perché non si ha questo grado di trasparenza. E quindi diciamo un po' i nuovi analisti finanziari nel mondo del Bitcoin sono gli analisti on-chain che cercano di tenere traccia di determinati indicatori per stabilire no, se il livello attuale del Bitcoin, quindi il prezzo del Bitcoin è diciamo sopra un livello effettivo della rete oppure se invece c'è una sottovalutazione, quindi il Bitcoin può essere tra virgolette comprato a sconto. Penso giusto per dare un'idea più pratica, uno dei primi indicatori che è stato introdotto è il cosiddetto NVT, che è il Network Value to Transaction. Di fatto, che cosa mette in paragone questo ratio? Questo ratio mette in paragone l'attuale valore del Bitcoin come capitalizzazione, diciamo, con il valore, quindi l'attività delle transazioni all'interno della rete. Se si pensa che una rete molto attiva, che diciamo, ha tanta attività e che genera tante transazioni, in teoria dovrebbe valere di più. Quindi quando l'attività di transazioni è bassa, magari, ma il valore di Bitcoin è molto alto e quindi il ratio è elevato, si può pensare che ci può essere un po' di sopravvalutazione in questo senso. Quindi questo è uno dei KPI che tu comunque monitori, vai a monitorare nel momento in cui ti approcci su valute e appunto analisi legate all'on-chain. Sì, questo è uno, poi ci sono sicuramente degli analisti molto più bravi di me che lo fanno, alcuni account Twitter o qualche newsletter che è gratuita, che ogni settimana appunto fa un'analisi puntuale tramite i provider di questi dati che poi sono gratuiti ma soltanto in parte, quindi anche in quel caso ci vuole un abbonamento. Un altro indicatore secondo me molto interessante è quello legato al rapporto, diciamo anche in questo caso è un ratio tra la capitalizzazione di mercato del Bitcoin attuale con il realized value. Che cos'è il realized value? È diciamo la somma,
diciamo di tutti i Bitcoin al costo al quale si sono mossi l'ultima volta. Quindi anche in questo caso si dice che se questo valore è superiore a 1, nel senso bisogna stare attenti, se questo valore è inferiore a 1, quindi la base di costo è più bassa o meglio più alta del valore a cui, diciamo, di capitalizzazione attuale del Bitcoin, potrebbe essere un buon livello. Chiudo con gli ultimi due, che secondo me sono da tenere sicuramente sott'occhio da questo punto di vista, che sono diciamo il comportamento dei vari cluster di partecipanti alla rete. Quello che permette l'attività on-chain è di tenere sotto, diciamo, appunto monitorati come si comportano i vari partecipanti sulla base di quanti Bitcoin hanno. Quindi si può vedere quando i wallet più grandi con, non so, 1000 o più Bitcoin acquistano, che cosa fanno allo stesso tempo i wallet con pochi Bitcoin, e mettere insieme questi dati con il tempo dal quale diciamo questi utenti hanno determinati Bitcoin in portafoglio. Cosa intendo, per essere un pochino più pratico? Se diciamo le balene, quelle che così dette vengono dette whales, stanno continuando a acquistare nel momento in cui magari il prezzo del Bitcoin è sceso e stanno acquistando dai, diciamo, retail o dagli ultimi che sono, diciamo, entrati nel mercato, questo è un segno che diciamo gli holders a lungo termine quindi stanno continuando ad accumulare, quindi solitamente è un segnale positivo. Dall'altra parte, quando invece magari questi wallet più grandi vendono degli, diciamo, market entrants di breve data, si può dire che gli holder stanno iniziando a ridurre un pochino le posizioni. Vuol dire che magari il bull market è già nelle fasi intermedie, perché stanno, diciamo, un pochino iniziando, tra virgolette, a prendere profitti e a ridurre la loro posizione. L'ultimo indicatore che secondo me è importante in questo senso è legato a, da un lato, i flussi sugli exchange. Generalmente quando i possessori di Bitcoin spostano i propri Bitcoin magari dal wallet e quindi da una custodia cold custody sugli exchange, questo molte volte è un segnale possibile che i partecipanti stanno iniziando a vendere, perché per vendere è necessario spostare i propri Bitcoin sull'exchange. Quindi anche questo è un indicatore che va guardato. Infine, anche l'attività dei miners è traccata in questo senso ed è secondo me interessante, perché tendenzialmente le compagnie di mining, ce ne sono anche tante che sono quotate, tendono a continuare a accumulare, così è stato anche nel passato, quando ritengono che i livelli sono interessanti. Quando invece i miners, che ovviamente ogni tanto devono per coprire le proprie spese, ma iniziano a vendere in maniera importante, anche questo può essere un indicatore invece non tanto positivo. E ci sono veramente tanti indicatori che tengono in considerazione di numerosi elementi e secondo me è molto molto interessante. Fantastico. Ci sono delle fonti dati che vanno a aggregare questi elementi? Magari se ne puoi menzionare magari un paio, se uno volesse approfondire giustamente come accennavi. Assolutamente. Allora, per tutta l'analisi on-chain direi che i due principali provider sono Glassnode e Coinmetrics. Se invece uno vuole un pochino magari trovare, e lo faccio anche io, diciamo la news o l'analisi un pochino più pronta, ci sono tre account Twitter che sono davvero, fanno appunto gli analisti in questo senso, e sono: il primo si chiama Willy Wo con W2O, il secondo si chiama Dylan Leclerc e il terzo si chiama Will Clemente. Nell'ultimo caso sono due ragazzi davvero giovani e secondo me molto molto forti, quindi per tutto quello che è Bitcoin e on-chain, con queste fonti, ecco, si ha un po' la panoramica di quello che sta succedendo. Parliamo magari di nuove cripto che vengono continuamente, che sono in uscita continua. Come ti approcci a questo tipo di securities, se vuoi? Intanto sicuramente con molta attenzione, perché i protocolli, diciamo, nuovi vanno sempre studiati bene e studiati a fondo. Noi in generale pensiamo che, soprattutto per quello che è lo spazio della finanza decentralizzata, quindi quello che c'è oltre Ethereum, vediamo un po' diciamo l'allocazione, penso dal lato appunto nostro o comunque l'ecosistema, come tecnologia.
E quindi è molto difficile capire all'interno di questi 100 competitor, 1000 competitor, quale sarà, no, la nuova Google, la nuova applicazione che esploderà in termini di utilizzo. Proprio per questo vediamo questa parte di investimento un po' come, diciamo, con un approccio venture capital, dove magari su 10 investimenti 9 vanno male o non vanno particolarmente bene e una diciamo esplode, in questo senso. Ed è il motivo per cui per tutto questo, diciamo, spazio ci affidiamo a dei gestori di fondi, un po' come la finanza tradizionale, che, diciamo, utilizzano, si servono di un team di analisti, magari, diciamo, nativo tech, nativo digitale, che riesce a capire anche molto la tecnologia, perché poi la tecnologia è importante, il ruolo della community è importante, ci sono veramente tanti fattori, tante variabili per valutare un nuovo, diciamo, un nuovo lancio, un nuovo progetto, ed è davvero difficile, secondo me. Si parla di catalyst tante volte, appunto, che sono, ecco, vorrei magari soffermarmi un attimo su questo concetto, che è molto sensibile soprattutto su asset come le cripto. Quindi come la vedi? Cioè, magari definisci e poi magari dacci una tua opinione. Sì, esatto. Chiaramente le cripto, essendo comunque molto news driven, è ancora un mercato relativamente giovane, dove comunque l'analisi fondamentale ha un ruolo, ma anche molto, no, diciamo, la possibilità di catturare i feed dai social media, piuttosto che il fatto che tutte le community di criptovalute sono su Discord o su Telegram, la news flow e il catalyst magari immediato sono molto importanti. Ci sono poi invece delle situazioni dove i catalyst sono più fondamentali, quindi magari sono legati all'evoluzione o all'approvazione di determinati, diciamo, step all'interno della roadmap del protocollo. Quindi ci sono stati esempi di questo tipo dove a ridosso di un catalyst c'è stata una forte pressione in acquisto sul token di un determinato progetto. È successo ad esempio con la piattaforma Cardano a settembre, che ha annunciato, diciamo, l'inizio, la partenza dopo tanto tempo della piattaforma di smart contract. È successo a Polkadot, che è un'altra piattaforma Layer 2, adesso, quindi di recente, ad inizio novembre. Anche questo, ovviamente, i social media, ripeto, sono molto molto importanti proprio per tenere traccia anche di tutti questi sviluppi e delle community di utenti che seguono e che aggiornano davvero in maniera costante. L'esempio, secondo me, più importante, relativo magari all'ultimo 6 mesi o un anno, per quello che, diciamo, ho potuto vedere io, è legato alla piattaforma di Ethereum, perché diciamo Ethereum è un protocollo che utilizza ancora un metodo di consenso che è come quello del Bitcoin, quindi proof of work, e sta passando a proof of stake. Quindi anche in questo caso ci sono dei cambiamenti, delle modifiche che devono avvenire all'interno del protocollo, che segnano determinati anche diciamo momenti all'interno del ciclo della valuta. Uno degli upgrade che diciamo Ethereum dovrà avere nel passaggio ad Ethereum 2.0 era stato questo aggiornamento di protocollo, che è avvenuto poi quest'estate, che era legato, senza entrare nei tecnicismi, diciamo, al fatto che una parte delle fee, quindi delle commissioni che venivano date ai miner per validare una transazione, per minare un nuovo blocco, non venissero più date a loro, ma venissero bruciate, quindi di fatto rimuovendo della supply in circolazione di Ethereum e rendendolo un protocollo meno inflazionistico. Questo, unito al fatto che molto Ethereum è già bloccato in staking nella nuova versione 2.0, e legato al fatto che tanto Ethereum è bloccato all'interno degli smart contracts, anche, diciamo, relativi a tutte le applicazioni decentralizzate, hanno potuto, diciamo, garantire una sorta di 3 catalyst, specialmente quello legato all'upgrade di protocollo, che hanno permesso, tra le altre cose, sicuramente diciamo, ad Ethereum di sovraperformare in maniera importante nel 2021. Fantastico. Allora, io spenderei gli ultimi 10 minuti a metterti alla prova, quindi direi, prendiamo il caso Solana e capiamo un po' insieme come approcci, tra virgolette, il problema
come vai ad analizzare per esempio, appunto, come criptovalute tipo Solana? Facciamo finta di partire da zero e facci capire come procedi. Ok, Solana sicuramente è un buon esempio perché è diciamo un asset digitale relativamente nuovo, anche se diciamo è nato nel 2018, ha avuto diciamo, i suoi sviluppi più importanti solo di recente. Quello che sicuramente io faccio, andrei a fare per prima cosa, è vedere se ci sono dei diciamo backers o degli investitori importanti all'interno del protocollo, anche un po' per capire appunto la community e diciamo la base, il team dove parte. Nel caso di Solana, ad esempio, tick the box, perché ci sono degli investitori molto importanti a supporto, tra cui il fondatore dell'exchange, dell'exchange di derivati FTX, nonché un altro fondo molto importante che è Polychain e un fondo che seguiamo in maniera particolare da vicino che è Multicoin. Quindi già diciamo il team era di elevato standing, il fondatore era un ex ingegnere Qualcomm e Dropbox che poi ha avuto questo Eureka Moment, ha deciso di abbandonare il suo lavoro e di creare questa blockchain estremamente veloce ed estremamente scalabile in termini di numero di transazioni e allo stesso tempo a costi molto bassi. Quindi questa sarebbe la prima cosa che guardo. La seconda si rifà a una delle parole chiave che avevo appunto esposto prima, che è quella legata al blockchain trilemma, quindi come una blockchain come Solana cerca di affrontare questo problema e cosa apporta di, diciamo, innovativo. Quindi, in questo caso, se il trilemma è tra, diciamo, avere massima decentralizzazione, massima sicurezza e massima scalabilità, sicuramente Solana processa 65.000 transazioni al secondo contro le 30 di Ethereum e lo fa ad un costo di un millesimo di dollaro, quindi, in questo caso, può esserci del valore proprio nella value proposition di come diciamo la blockchain nasce e viene poi appunto anche vista dall'esterno. C'è stato poi, nel caso di Solana, un catalyst particolare quest'estate, che è quello che ha diciamo, portato la valuta dai 40 dollari di prezzo agli attuali 200 e più, che è stata legata al lancio dei primi NFT su Solana. Che appunto è un po' in scia a queste scimmie che avevano avuto molto successo su Ethereum, Bored Apes Yacht Club. Anche Solana ha lanciato la sua Degenerate Ape Academy, che è sempre una collezione di 10.000 NFT che combinano dei tratti più o meno rari, appunto, e queste scimmie appunto rappresentano appunto dei personaggi di questo club. Per acquistare questi NFT era necessario acquistare il token nativo Sol. Gli NFT sono stati venduti in 8 secondi, la rete addirittura ha crashato, tanta era la domanda, e questo diciamo ha iniziato, diciamo, è stato il primo catalyst per l'apprezzamento del token in maniera importante. Quindi questi sono degli elementi. L'altro elemento che sicuramente non posso menzionare e che va, diciamo, un po', secondo me, ad essere importante per tutte le categorie, è l'attività degli sviluppatori. Quindi quanti sviluppatori stanno lavorando su Solana, di che qualità sono, quanti progetti si stanno costruendo nell'ecosistema, che cosa stanno facendo. Anche in questo caso, ad esempio, il fondatore di FTX, quindi Sam Bankman-Fried, che è questo appunto un po' idolo nel mondo degli asset digitali, ha deciso di costruire il suo exchange decentralizzato Serum proprio su Solana, grazie appunto a queste sue caratteristiche di scalabilità e di costi molto contenuti. Quindi sono più i parametri che io andrei a valutare, sicuramente diciamo la completezza e il numero di applicazioni che si costruiscono sulla blockchain sono uno dei fattori primari. Fantastico. Bene, io a questo punto aprirei alle domande allora, giusto per coinvolgere il pubblico e capire se ci sono delle domande più specifiche.